minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio sul sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi quello che accadde tempo fa. E Padre Alessandro Dari Pabottoni, con il libro Padre Pio racconta e dice, ricorda questa storia che è accaduta proprio in questo convento. Padre Alessandro fa una premessa: l'applicazione di certi principi è meno rigida di altri moralisti, perché sostenuta da un sottofondo di comprensione e di bontà, ammorbiditi poi da circostanze attenuanti, spinte sino ai limiti ultimi dell'ecito. Che cosa era successo? Un frate, che Padre Pio predilige, raccontava che prima di diventare cappuccino gli accadde di prendere dalla cassa del collegio, che gli era stata affidata, 500 lire per prestarle ad una gentildonna povera che stava per essere cacciata barbaramente in strada con le sue figliole da un padrone di casa ingiusto e disumano. La povera donna non aveva avuto modo di restituire questo denaro avuto in prestito, sicché il frate aveva dovuto sopportare i rimproveri, le diffidenze dei superiori proprio per quell'ammanco di cassa. Un padre cappuccino un po' severo, che ascoltava il racconto, biasimò fieramente l'atto generoso del frate e gli disse nettamente che quello che aveva fatto si chiamava rubare. Ma Padre Pio intervenne subito e disse: e lei chiama furto questo? Ma se io sapessi che una famiglia muore di fame ed è cacciata in strada da un simile malvivente di padrone di casa, con tutte le spaventose conseguenze che aspettano questi disgraziati sul marciapiede, io sarei il primo ad andare a rubare in casa di questa tigre, e l'indomani andrei a trovarlo e gli direi: ecco, sono io che ti ho derubato, mettimi in prigione, fa quel che ti pare. Il suo interlocutore rimase interdetto, perché ben sapeva come Padre Pio sia inflessibile in morale, soprattutto in materia di proprietà, ma qui bisogna intendere il largo impeto del suo pensiero e del suo cuore, che aveva visto il male maggiore e spezzava così ogni ostacolo per correre al salvataggio di quelle povere creature. Però il padre cappuccino insistette: ma questo è furto, padre. No, in questo caso non è rubare. Ma io capisco, quando si tratta di sfamare qualcuno, che si possa rubare alla comunità un pezzo di pane, ma 500 lire, e quindi il fatto accadde prima del 1926, in un caso tanto angoscioso, rispose Padre Pio, io le prenderei a chiunque. Le più terribili miserie non sono quelle del pane, sovente nelle città sono questi i casi in cui la gioventù, specie le fanciulle, si perdono. Io ho conosciuto delle sciagure così tremende che avrei fatto qualunque cosa per aiutarle. Si capiva bene che Padre Pio nascondeva nel condizionale quello che aveva fatto nella sua carità meravigliosa.